Hey Kuj, ben ritrovati la vostra Andrea Link91 in questo nuovo episodio di Kirby e la nuova staffa dell'eroe. Dobbiamo continuare da dove ci siamo lasciati l'ultima volta contro il boss Flamenco. Iniziamolo subitissimo, è un bel volatile, molto grande. E con lui dovremmo prendere una toppa, sicuramente. Oh, povero Waddle Dee. Accidenti però. Fammi capire come funziona. Ok, lui mi lancia i suoi amichetti. Ecco qua. Ah, bene, bene, bene. Ah, eccolo. Però mi faccio anche male. Mi faccio molto male, sì. No, non lo prenderò mai il platino qua. Se va avanti di questo passo. Aiuto! No, inizio a capire come funziona. Inizio quasi a capire come funziona. Perfetto, quindi. Quanti danni ho preso però? Ok, a platino ci sono, arrivato. È finita? Barabarabarappa. Melodia Flamenco e Toppa Clessidra. In 50 secondi? Bene. Evviva! Abbiamo un altro filo magico! Ok, quanto sei contento! Il filo magico emise un intenso bagliore e si levò alto verso il cielo. Ho controllato. Sì, anche la staffa dell'eroe per Wii era doppiato, quindi buono così. Oh, i dolci! Poi si insinuò nel tessuto del regno e ricucì due parti di Toppalandia. Ah! Nel frattempo, a Dreamland. Addirittura a Dreamland? I Waddle Dee si davano da fare nel castello de Dedede. Svelti, su, su! Si batte la fiacca? Sbraitò King Dedede. All'improvviso, il re notò che uno dei suoi Waddle Dee aveva un aspetto... strano. Quel Waddle Dee era uno degli scagnozzi di Malandrana. Fra non molto Dreamland sarà avvolta dalle mie fitte trame, sghignazzò Malandrana. Ma quale trama stava mai ordendo? Quale? E vai, è sbloccato un nuovo livello di Meta Knight Trita Tutto. Dovrò farne i minigiochi a fine Let's Play. Anche perché poi si sbloccano tutti quanti i livelli a fine Let's Play, quindi una volta finito il gioco. Allora, Kirby, questa Clessidra dove... Ah, proprio qua sopra, va, non ci ho fatto caso. Bene, ha riempito la piramide. Abbiamo una piramide effettivamente ora che ci faccio caso. Ah, Tempio Ardore. E piramide era troppo mainstream, no? Oh però, c'è la lava. Si può cadere facilmente. Ah però, pompiere? Oh, accidenti. Autoscrolling. Ma io perché mi devo arrabbiare? Ma guarda, l'altra volta non ci avevo pensato. A quanto pari con i dorsali si dirige il getto d'acqua. A sto punto lancio sempre, no? Certo, sì, però se evitassi di far cascare le gemme, le perline. E ancora posso farlo qua.
di quel coso si può spegnere? Sì, a quanto pare sì. Ah, attenzione, un oggetto, piramide. È un soprammobile, ma secondo alcuni possiede proprietà curative. È perché sì, se no come facciamo a prendere i tesori qui? Ciao, vai via. Grazie. Ok, quella era normale. Certo, dice 2 su 2. Beh. Andralink vuole un po' troppo, no? Ma te ne vai tu? Cavoli, quello... Non so perché, ma mi dà l'idea di uno che dovevo prendere. Non so perché, ma ho questa impressione. Sapete com'è, no? Principe, sì, grazie. Oh, ma insomma, te ne vai. Ok, non mi interessa raccogliere tutto, tanto sto bene. Sì, preferisco prendere questo. Cosa è successo? Ah no, ok, sto, no, sto bene, tranquillo, tranquillo, Andrelino, tranquillo. Vai, quanta acqua. Il comune non sarà contento di questa cosa. Io continuo a sparare, tanto che tanto non pago io. Aiuto! Quale salto ho fatto? Ah, ma qual è la strada giusta però per prendere il tesoro? Va a finire gara quella di là. Proprio ti fanno rigiocare il livello apposta. Quasi. Ecco. Largo trapunta. Però non è detto che sia del tutto sbagliato, eh. Potrebbe anche essere dopo il l'ultimo tesoro, no? Finisce qui l'avventura? A quanto pare finisce qui. Dove l'ho mancato ora? Dove l'avrò mancato? È questo che non capisco ora. La toppa candela, bene. Che tra l'altro è l'ultima toppa a quanto pare. Che mi va ad aprire l'ultimo livello. Quello che dovrebbe essere l'ultimo livello. A parte devo rifare questo qua, mo. Corsa all'imbrunire. Ah, non è una farfalla. Corsa all'imbrunire. Oi oi oi. Ah, però se quello con tipo quel livello della corsa sulle dune. Sì, va bene.
Però se è un autoscroller, no. Eccolo qua. Stava proprio quello che avevo lasciato prima, che non avevo preso. Cuscino cammello, il coso volante, quella specie di mostro insetto, bruco. Possiedere due gobbe, una per te e una per chi vuoi tu. Io non voglio nessuno sul mio cammello, è mio. Corsa all'imbrunire. Ora sono davvero curioso di sapere. Dai, che forse è quella che piace a me, quella che Kirby diventa una specie di jeep. Sì, è questo. Eccolo, vai Andre Link. Oh yes, baby. Quanti piccoli loro. Vai via. Niente più cose per te, Waddle Dee. Cioè, o meglio, puoi farle, ma non contro di me, perché perderai. No! Ah, ecco perché! Ora capisco! Ti piace. Wow, per un pelo! La grande, il principe è sempre lì. Ma se il principe non ha paura di mettersi in mezzo ai nemici, perché non fa anche lui qualche livello? Ah, io dovevo saltare sul trampolino. Grande, salvato! Oh, ti sei fatto male? Peggio per te. Preso! Questo è il tema musicale della corsa all'imbrunire. Ah, bene, certo, devo romperli in qualche modo, no? Cavoli, non ho preso neanche un tesoro. Che vuoi tu, eh? Cerchi rogna? Ah, vabbè, allora ci arrivo, però... Insomma, se prendevo quello con più stelline... Ah, non mi dispiace rifarlo, effettivamente. Iniziamo con qualche piccola perlina. Un Waddle Dee che se ne va a quel paese. Turbo Boost! Ah, stavolta non mi faccio fregare. Eccolo! Guarda, me lo stavo aspettando. Quando ho visto che c'era un altro Turbo Boost in aria, ho detto sta sicuramente qui. Tappeto volante. Ok, puoi usarlo per volare. Ma se lo tieni per terra non rischierai di farti male. So invece dove sta il prossimo tesoro, perché l'ho visto. Devo andare sempre in alto, devo andare per prenderlo. Ok, eccolo. No, cavoli. Eccolo. Eccolo, preso, Clessidra. Al suo interno c'è polvere di stelle. Ciascun granello scende ogni 100 anni. Madonna. Sai che è bello mettersi lì a guardare la sabbia che scende. Mamma mia. Uai. Oppla. Ah, questa qui è andata molto bene. È la quarta che faccio. Non è bastata la terza. Ho dovuto fare la quarta. Sì, perché mi sono sbagliato due volte e salto. Quindi... Due volte quando l'ho fatto la seconda volta. La terza poi. E questa è la quarta, invece l'ho fatto bene. Vai, a me l'oro! Perfetto, quindi questo episodio può terminare qui, Cooch. Domani andiamo un po' a toppa sorpresa. Ah, ma non erano i dolci? Vabbè, ogni modo lo vedremo domani. Ho completato anche al 100% toppa ardente. Sì, magari forse non con l'oro su tutte quante, ma in quanto a tesori, sì. Come sempre, QG, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Kirby e la nuova staffa dell'eroe. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link alla pagina di Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!